Salve a tutti ragazzi e bentornati a questo nuovo appuntamento con WWE Super Grassoli. Finalmente ci siamo, la missione F5 Brock Lesnar, signori da Beast. Siamo al completamento di questa missione, signori, è molto più semplice di quello che mi aspettavo. Wow, finalmente una missione easy, finalmente. Però ci arriviamo, tanto dobbiamo completare ancora altro, quindi lo faremo probabilmente, anzi probabilmente quando uscirà questo video l'avrò già fatto in live lunedì sera, quindi sì. Perché fare questi video è come viaggiare nel tempo, è un po' un casino, però comunque, signori, Women's War Games, l'ho giocato abbastanza, poi ho spostato tutte le mie forze sulla missione Brock Lesnar, però ho voluto giocarmelo perché la carta Vortice che ho già ottenuto era Page Vortice Pro. Non potevo lasciarmela perdere, signor, non potevo assolutamente. Potrei andare avanti ancora per la carta Valhalla, direi che però a questo punto ho ancora qualche raddoppiatore. Sì, purtroppo 23 raddoppiatori mi sono rimasti. Potrei comunque andare avanti, però 3600 fino a domani non lo so, perché il tempo non ce l'ho proprio io fisicamente, quindi non lo so. Potrei anche provarci, ma preferisco andare a questo punto su Brock Lesnar. E signori, abbiamo anche delle novità proprio dal sito ufficiale. Spero non crashi il gioco nel frattempo, perché mi è già crashato due volte. Sul sito 2k.com abbiamo la vera e propria road di questo mese, ragazzi. La Season of the Beast, ragazzi. Completamente, questo mese è completamente dedicato a Brock Lesnar, ma c'è anche altro, signori. E intanto partiamo subito con qualche spoiler di questa nuova stagione. Già dice appunto ci sarà un nuovo Super Pass, ci sarà appunto un nuovo level cap delle carte, ovvero in questo momento siamo a 400, quindi arriverà a 450, addirittura anche a 500, perché comunque le carte cominciano a essere tante e arrivare a 400 si fa subito, sì. Nuovi livelli oltre al Valhalla, ovviamente. E a proposito di questo, signori, visto che abbiamo che nella road del gioco abbiamo visto che il 26 mercoledì ci doveva essere aggiornamento, anzi tutti quanti si era ipotizzato per tale giorno, mercoledì 26, invece è il 24. Il 24 arriverà il nuovo tier Royal Rumble 22, ormai è certo, ma è scritto proprio nero su bianco: a New Royal Rumble Tiers arrive starting January 24. E per la prima volta quindi si parla di un aggiornamento di lunedì. Quindi probabilmente già la sera del lunedì ci sarà un nuovo evento già in team con un nuovo tier. Potrebbe essere interessante. Oppure magari verrà rimandato direttamente tutto quanto fino a giovedì, ma comunque penso che se l'aggiornamento c'è il lunedì lo faranno intorno alle 6, quindi la sera verso le 10, l'11, quando comincerà l'evento in team, dovrebbe essere pronto. Spero, speriamo. Quindi nuovo evento in team Royal Rumble 22, subito proprio al volo, signori. E non vedo l'ora di vedere quale sarà il nuovo design di queste carte Royal Rumble 22. Featuring Kofi Kingston, sia lì, Becky Lynch e tanti altri, ma non le stanno a dire tutti, ma sicuramente ce ne saranno un sacco. Poi comunque, a proposito della Season of the Beast, quindi già cominciata la prima missione, ovvero questa che abbiamo già adesso, la missione di Brock Lesnar, che ci permetterà di arrivare a prenderci almeno una di queste carte qua. Se siete di livello Valhalla avrete questo Brock Lesnar esclusivo bellissimo, ignorantissimo proprio. E ci sarebbe anche la possibilità di ottenerlo, però con 15 super mosse sblocchi questo pacchetto, dove all'interno c'è una qualsiasi carta. In questo pacchetto Suplex City c'è veramente di tutto. Ci sono tutti quanti gli sfidanti di Brock Lesnar, rivale Brock Lesnar, da elementale in su fino a Valhalla. Ovviamente però ci sarebbe anche la possibilità veramente remota, ma potremmo pullare la pro in questo pacchetto. Se facciamo un back to back come la missione di The Rock, wow ragazzi, si spacca Supercard, Suplex City, boom! Però, a parte questo, signori, abbiamo anche un ritorno dal passato, un Brock Lesnar Remaster. Come abbiamo avuto anche la remaster di Roman Reigns Money in the Bank, la Seth Rollins Money in the Bank, Local Talent, quindi abbiamo di nuovo un altro Brock Lesnar. Il 18 gennaio arriverà questo nuovo Lesnar Remastered con la camera di fusione, quindi ci saranno appunto collezionabili per pullarlo poi, come abbiamo fatto anche con Roman e gli altri. E già ti dà lo spoiler di quale sarà la carta, ovvero sarà la carta di Brock Lesnar del primo People's Champ della prima stagione, ovvero anche il primissimo evento. Non mi ricordo neanche, c'era lui con Randy Orton forse, non mi ricordo neanche, però fu il primo People's Champ leggendario del 2014, quindi mamma mia. Ed esiste al mondo soltanto una persona che ha quella carta pro.
Quindi potenzialmente potrebbe essere anche il design di quella carta il più raro di tutta quanta Supercard. Wow. Quindi sì, arriverà questo nuovo remaster che lo voglio assolutamente, perché ai tempi lo ho provato a combatterlo, ma non ero neanche di livello epico addirittura, quindi era impossibile ai tempi. Però abbiamo la seconda chance di metterci in tasca questa carta di Brock Lesnar con la cintura Undisputed Champion. Wow, perfetto, bellissimo. E poi in conclusione abbiamo anche il 18 gennaio, il compleanno di Batista, The Animal, e il ritorno di Twitch Drops. Ad ogni modo, questa è la road di gennaio su Supercard, signori, veramente veramente al top. Comunque, per quanto riguarda le missioni, missione Furia F5 sono veramente facili da concludere. Il metodo che sto utilizzando io, che ho adottato, è questo. Per la streak PvP vinci 10 partite di fila, l'ho fatta velocemente in war, tranquillamente. Se vai a vincere, vinci. Se vedi che perdi, riavvii l'applicazione e rifai finché non vinci. Poi ottieni un ripristino, ovviamente ve lo dico a fare, ripristina la Draft Board 40 volte, quindi pullate, pullate, pullate. Nel frattempo potete trovare anche qualche carta del prossimo livello, del vostro livello, quindi ehi, tanta roba. Vinci un incontro forza, adesso potremmo addirittura combinarlo con la super mossa, ovvero io questo maestro statistico e super le sto facendo in Royal Rumble, perché Royal Rumble è il miglior tipo di match per allenare ovviamente le carte, per fare incontri, in questo caso forza, che dovrebbe essere la freccia sinistra blu, quindi mettete tutte quante carte con la freccia sinistra, avrete tutti quanti match sulla forza e la fate così, sono veramente veloci. E per la super mossa, perché in Royal Rumble si ricarica veramente veloce la super mossa, quindi fate Royal Rumble a sfinire e finirete questa missione il minor tempo possibile. E se avete anche carte da allenare appunto negli incontri, potete appunto metterle insieme nello stesso match. Furia F5 e la completeremo presto, però non in questo video purtroppo. Però in questo video andremo a pullare lo stesso draft board e un po' di roba, perché voglio comunque portarmi avanti. Tra 4 ore avremo anche vinto questa fase di attacco di Battleground. Questo pacchetto ve lo metterò su Instagram. Devo ancora fare gli ultimi 5 attacchi, però purtroppo prima era impegnato, vediamo, è impegnato ancora, non posso. Niente signori, si va in draft board, quindi pulliamo un pacchettino qua dal super negozio. Ah, tra l'altro, me ne scordo sempre, c'è il pack battle, oggi è domenica, c'è il pack battle, se una volta lo salto, guarda, annaggia ragazzi. Signori, si lotta, tutto quanto into the ring. Vediamo se troviamo quest'oggi, non ci sono carte Valhalla, perché? Guai. Non mi dà carte Valhalla, Niente carte speciali, niente carte extreme, totalmente un pack battle scarno. Vediamo un attimo, oh, attenzione però, doppia vortice. Potenzialmente la miglior vittoria che potevamo fare. Shinsuke, che dovrebbe essere pro. Vediamo un attimo, dovrebbe essere pro Shinsuke. Abbiamo tutto un casino. Allora sì, intanto sto allenando lui, sia negli incontri che nei livelli in Royal Rumble. Paige è nel Performance Center, quindi gli mancherà ancora 2 giorni per gli incontri, poi la livelleremo. Quindi ragazzi, prossimamente faremo un sacco di roba. Lui quanto gli manca ancora? 8 ore per i livelli e poi deve farsi gli incontri. Sto facendo un Royal Rumble e pure lui, ok. Signori, con Paige Pro andremo ancora oltre, non credo nel deck principale, perché abbiamo carte molto forti. Poi tra l'altro in questo momento ci sono anche dei bug sulle carte Yeti, Charlotte, Drew, non si vedono, sono sparite, sono sbombolate, non so, che non riesco manco a trovare la croce per tornare indietro. Ok, ha detto questo, direi di andare veramente adesso in draft board e pullare. Ci manca poi punti, ma in draft board esclusiva voglio trovare qualcosa di buono. Voglio ripristinare più velocemente possibile anche tutta quanta la tavola per fare la missione Brock Lesnar. Quindi ehi, dobbiamo concludere questa missione, perché se riesco questa missione l'avrò conclusa insieme a voi lunedì sera su Twitch, ore 10:30 in live. Vediamo se riesco a trovare un ripristino. Intanto siamo arrivati a Valhalla Plus, non ve l'ho detto ma l'avete visto comunque dalla spunta in alto. Quindi ci avviciniamo sempre di più al top, signori. Royal Rumble 22 non è lontano, ma addirittura arriverà con 2 giorni d'anticipo, quindi dobbiamo essere ancora forti. The Universal Championship. Dobbiamo essere pronti per 2 giorni in anticipo per Royal Rumble. C'è verso. Dai, fino in fondo, ci vediamo alla fine. E ultime 5 carte. Ho trovato un bel po' di ripristini, però non pensavo, ma ho ripristinato la tavola più di quello che pensavo.
Quindi va benissimo, signori. Comunque, andiamo a buttare tutto quanto Into the Dust 2035. Mi ha fatto un bel po' di punti, direi. Ho trovato anche qualche carta forgiatura, SummerSlam 21, un po' di roba. Quindi, signori, andiamo a pullare in draft board esclusiva e vediamo cos'è che il gioco ci regala quest'oggi. Completamente a caso. Vai, mettiamo la scia qua sopra. Riddle Vortice. Niente Valhalla, niente Valhalla. Riddle è anche singolo, quindi niente. Niente, sostanzialmente nulla. Però comunque oggi abbiamo pullato tre carte Vortice, quindi totalmente una sconfitta non è stata. Sono contento. Pack Battle l'abbiamo vinto quest'oggi. Sinceramente l'abbiamo vinto, perché di solito non si vinceva niente se non una carta estrazione, ma questa volta due Vortice ed era la massima vittoria. Quindi, signori, va benissimo così. Prossimo video vi porterò ovviamente anche almeno Page Pro, anche MVP, spero di sì. Alleneremo tutto quanto e poi procederemo con la missione Brock Lesnar. E dovrebbe essere uscita anche adesso, qualche giorno fa, una patch sulla Survivor Mode che adesso impedisce ai giocatori cittoni di fare super mosse a ripetizione. Quindi dovrebbe essere tornato normale. Non l'ho ancora provato, quindi vedremo, lo faremo anche in live e vedremo. Signori, per oggi è tutto, ditemi voi se avete già completato la missione Brock Lesnar e se avete trovato anche la Pro della Bestia. Signori, ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti ragazzi!